Bentrovati amici di Telemolise, il nostro viaggio in Molise si ferma quest'oggi a Campobasso in occasione della presentazione del volume Argentina dell'Enciclopedia degli Italiani all'estero, un volume curato e scritto da Anna Carmen Perella e Roberto Colella. Per vivere questo momento rimanete in nostra compagnia. Anna Carmen Perella, qui per la presentazione del volume Argentina. Il secondo volume, quello argentino appunto, della Enciclopedia degli Italiani all'estero, ossia una raccolta di eccellenze italiane nel mondo, catalogate e inserite per volume, quindi un po' tutti i paesi di adozione dei nostri connazionali e corregionali sono in ordine alfabetico, diciamo, viene prodotto un testo, in questo caso il secondo volume, quello argentino. Il primo volume di cosa trattava? Il primo volume non avremmo dovuto, se vogliamo, perché Stati Uniti, ma America, per l'emigrazione A come America, è il primo. Ovviamente uguale, eccellenze che hanno scritto la storia del mondo, hanno contribuito a scrivere la storia del mondo, emulati dai nuovi nostri connazionali all'estero che continuano a farlo, e poi degli inserti, per esempio in quel caso americano Giovannitti, Arturo Giovannitti, un mito per la nostra cultura e quindi per il suo impegno in America, e come in questo caso per esempio più ampio spazio a il più grande drammaturgo italo-argentino, non sapeva di esserlo, italiano di origine, Tito Cossa, originario di Casa Calenda, il più grande forse di tutti in Argentina quando riguarda la sua opera teatrale soprattutto. Quali altri personaggi avete, diciamo, narrato e avete coinvolto in questa stesura? Nel testo ci sono tanti italiani, ma parliamo veramente di storici, parliamo di campioni di Formula 1, parliamo del 57esimo Presidente della Repubblica Argentina, parliamo di Piazzolla, che comunque è un italiano anche vicino a noi. Voglio dire, gli italiani tanti, però non è un caso, è successo per caso che nei meandri appunto di questi testi, di queste pubblicazioni, viene fuori un nutritissimo numero di eccellenze molisane. Ecco, tanti i molisani nel mondo. Tantissimi, sono tre volte il numero dei residenti qui in patria, praticamente in regione. Quindi se noi contiamo a malapena adesso 300.000, non siamo più neanche 300.000, loro sono alle soglie di 1 milione di molisani nel mondo, ovunque, in tutti i continenti. Antonio D'Ambrosio, storico, qui per la presentazione del volume Argentina, una storia sull'emigrazione, tra l'altro una storia millenaria. Sì, è una storia straordinaria, devo dire, che dalla sofferenza alle opportunità. E l'Argentina, come diceva Borges, si è un buon argentino solo se si ha metà sangue italiano. Questo per indicare che l'Italia ha dato un contributo straordinario alla crescita di quella nazione e all'affermazione anche di quella nazione.
Questo è un dato di per sé storico e quindi il rapporto che delinea un rapporto con l'Argentina ed è la seconda patria degli italiani, è proprio la seconda patria degli italiani ed è ancora oggi notevolmente legata alla patria Italia e in particolare al Molise, ai molisani, perché l'altro flusso emigratorio dopo guerra ha visto tanti italiani e tanti molisani ritornare in Argentina, che già aveva avuto un flusso straordinario alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento. Ecco, questo è l'aspetto che lega l'Argentina. Poi questo libro credo che sia un volume che ha una particolarità sotto il profilo dell'opportunità. Analizzare i personaggi che italiani che sono stati lì, che vivono lì, le loro generazioni vivono lì, che hanno dato quel contributo che io dicevo prima, ed è un elenco, una biografia di queste persone che ci aiuta a far comprendere in occasione dell'avventura che è l'anno del turismo del ritorno, a vedere quanta opportunità per le nuove generazioni argentine in modo particolare che tornano per quell'occasione a ritrovare i propri luoghi e a sapere i loro avi, i loro discendenti. Quindi è di grande attualità questo volume e Anna Carmen Perrella e Roberto Colella hanno, come dire, dato questa spinta e preparato all'anno Ventura, che è l'anno del turismo di ritorno. Tanti i molisani in Argentina ma anche all'estero, ma tante quindi anche le eccellenze che si trovano in Argentina e che hanno poi vissuto la loro storia di vita proprio lì. Sì, sono partiti quasi tutti contadini, artigiani e contadini, pochi intellettuali, ma c'è stata anche una partenza di intellettuali. Sono andati a sostituire in Argentina, come in Brasile, negli Stati Uniti in modo particolare, i lavoratori di colore nero, i neri, perché c'è stato, dopo la guerra di secessione, c'è stata la liberazione dei neri. E quindi sono andati a lavorare lì, nelle miniere a 1000 metri di profondità. E da quella profondità la seconda generazione, la terza generazione ha dato delle eccellenze straordinarie, italo discendenti, che hanno contribuito a far grandere quella nazione, che sono state conosciute in tutto il mondo. Questa è la forza, quindi da lì risalire con una generazione. E l'opportunità nasce dallo spirito stesso di cui sono partiti, perché non sono partiti né i peggiori né i migliori, sono partiti più motivati e sono andati via. Ecco, questa è la forza. E se gli si dà l'opportunità, se si coglie l'opportunità, aiutano a far grande la nazione dove sono andati. Allora, cosa ne ricaviamo da questo messaggio di un secolo e mezzo di emigrazione? Ne ricaviamo che chi arriva è altrettanto motivato e, se gli diamo l'opportunità, contribuirà insieme a noi a far grande la nazione dove sta, nell'Italia. Ecco, io credo che questo è anche l'altro messaggio di grande attualità che noi possiamo mandare. Termina qui il nostro appuntamento di Viaggio in Molise. Ricordiamo che è possibile rivedere questa ed altre puntate sui canali del Digitale Terrestre in Abruzzo e in Molise e sui nostri canali social Facebook e YouTube. Intanto vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia e vi salutiamo da Campobasso, dandovi appuntamento alla prossima puntata di Viaggio in Molise.